Reduce da una giornata lavorativa pasquale, nonostante tutto sono qui a registrare un video. Accendo la ring light, se no non si vede una cippa, così si schiarisce un po' la mia faccia stravolta con tanto di mascara stampato sotto, waterproof, ne parleremo presto. Dica qual è questo prodottino che mi ha deluso. Allora, oggi terminati beauty, bando alle ciance. Comunque, in caso decidessi di pubblicare questo video oggi stesso, ma dubito fortemente, vi faccio gli auguri di Pasqua. In caso voi lo vediate lunedì, vi faccio gli auguri di Pasquetta. E scusate le condizioni, ma io ho lavorato, quindi sono ancora un po' stravolta, ecco, diciamo così. Allora, partiamo subito con i prodottini. Cerchiamo di andare veloci perché ne ho tanti da farvi vedere. Tinta per capelli, questa qui della L'Oréal Excellence Cool Cream. Cool perché è un freddo, è un colore freddo. Ho preso il biondo ultra freddo, appunto. Non l'avevo, è nuovo, non l'avevo mai provato prima. È il colore che mi vedete in questo momento, anche se sono passata già 1 o 2 settimane. Si vede già la crescita dei capelli bianchi, si vede già la crescita dei miei più scuri. E naturalmente questo è un colore sì freddo, confermo, però questo risultato si ha dopo un po' che si è lavati, perché io con l'applicazione, quando mi sono andata a vedere allo specchio con i capelli bagnati, si vedeva la ricrescita, cioè aveva preso più un colore diverso la radice, un po' giallina, molto calda e non fredda, quindi disillusione atroce. Poi lavandoli, 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 con lo shampoo che c'è all'interno, cioè c'è uno shampoo, infatti con lo shampoo che c'è all'interno fate un lavaggio solo, ma dentro c'è un balsamo che vi dura almeno, l'ho ancora usando, mi è rimasta un'applicazione così a occhio, che è uno shampoo, un balsamo viola. Poi in casa io ho 2 balsami viola di cui vi parlerò, uno di un salone che vendono antichità, non ricordo il nome, e un altro mi sembra che sia della... Non me lo ricordo, cioè proprio sono sul pezzo, molto sul pezzo oggi. Si sta scaricando anche secondo me la ring light, comunque va bene, sempre organizzata. E quindi allora, il risultato finale è questo, non mi dispiace, tutto sommato, è anche un colore bello lucido, vedete, nonostante io vi ho portato la cuffia e ce li abbia da lavare, diciamo, è un colore bello lucido, carini. Però, come vi dicevo, l'effetto freddo non lo notate subito. Quindi, se vi prendete un colore, cioè fate i conti con questa cosa, se volete farvelo a casa, sappiate che potreste venire fuori di un colore non freddo. Dovrete lavarli almeno 2 o 3 volte prima di avere un risultato, freddo da subito. Stringi, Annalisa, stringi. Allora, ho comprato questa spugna per Angelica, l'ho già presa altre volte, l'ho voluta riprendere perché le spugne che avevo preso da Lidl per lavare Angelica, molto belle con l'orsacchiotto, con la balena, poi non mi ricordo se c'era un altro animaletto che costavano, le ho trovate nel reparto sconto 30, le avevo pagate pochi euro, cioè meno di 1 euro, non mi ricordo se 99 centesimi o addirittura 50, 30, non mi ricordo. Sono molto belle, ma poi a forza di usarle si rompono subito, quindi abbiamo voluto comprare questa da tenere in casa, che l'ho trovata, io l'ho comprata sul sito della Kiko, ma quando avevo comprato le scarpe, non so se vi ricordate, ma comunque la trovate anche nei rivenditori, tipo, non so, da Prenatal, Bimbo Store, un po' ovunque, forse anche alla Coop, in certe Coop fornite. Credo di avergli dato dai 6 agli 8 euro, costa tanto, dai 5 agli 8, e va bene dai 0 mesi. Ha la fascetta elastica dove potete infilare la mano così, vedete, per lavarlo. E lei si lava da sola adesso, abbastanza, è brava. E questa risulta, cioè, molto valida. Mi piace, è molto resistente, dura un bel po' e insomma, ci piace, bella compatta come spugna, quindi ve l'ho voluta far vedere. Poi, terminati i 2 dentifrici, White Now Gold, sarà menta dentro, mi sembra, se mi ricordo bene. Un momento di amnesia. White Now. Ma cioè, si può non scriverci Unilever. Non so cosa sia. Unilever White Now Gold, denti 3 volte più bianchi da subito. E l'altra è White Now Love Forever. Aspettate. 3 volte più bianchi da subito, denti bianchi a lungo. Niente di che, niente di strepitoso. Un dentifricio come un altro, per me il dentifricio migliore sbiancante in assoluto è il Denivit. Con quello ti riporta in pochi lavaggi il bianco naturale dei denti.
avevo già parlato, quindi non mi dilungo. Terminate queste salviettine struccanti, non mi sono dispiaciute, però le trovo un po'. Allora, mi sembra che rispettino abbastanza la barriera, nel senso che quando ve lo date, ci sente proprio questo latte d'avena, questo latte detergente che vi va un po' a nutrire, perché c'è all'interno anche un prebiotico naturale che appunto protegge la barriera cutanea, però sono addolcenti durante lo struccaggio, ma poi lasciano una pelle abbastanza secca. Io le ho provate per struccare gli occhi e le labbra, Angelica, quando si trucca che fa i suoi paciughini. E mi sono trovata bene per struccare gli occhi perché è testato appunto anche per struccare gli occhi. Il 97% degli ingredienti è di origine naturale. Non lo sono andata a leggere, sinceramente. L'INCI, intendevo, e la confezione ne contiene 20, non sono male. Io comunque uso il latte detergente per struccarmi. Terminata questa crema mani della Sienatrum, io questa quando all'avena, io quando questa qui quando la trovo la compro perché è una delle creme mani che mi piace di più, perché quando la spalmate è bella morbida, avvolgente, idratante, poi si asciuga in un attimo e non lascia le mani unte, che è quello che io cerco in una crema idratante. Un odore spettacolare, veramente buono, dolce, bello dolce, d'avena proprio, l'avena buona. E 75 ml di prodotto lo trovate da Lidl. Credo di aver fatto anche una recensione di questo prodotto. Se la trovo e se mi ricordo soprattutto, ve la metto qua sotto nel box informazioni. Se no, la trovate nella home page del mio canale, nella playlist prodotti INCI Prodotti Beauty Lidl. Ha il marchetto, il timbrino BIOS che garantisce che alcuni estratti all'interno, tra cui l'avena, abbiano la certificazione, cioè abbiano siano biologici testati biologicamente, siano bio, insomma, in parole povere, tra cui l'olio di girasole, l'olio d'aloe, il succo d'aloe, non c'è niente, e l'avena. E forse anche l'olio di no, il burro di karité, se riesco a leggere bene, scritto così in piccolo, ma li scrivono ancora più piccoli questi INCI, secondo me lo fanno apposta. Comunque va bene, mi piace, la ricomprerò la linea all'avena quando la ripropongono da Lidl. Poi mi è piaciuto questo Intima Roberts con aloe vera, con estratto di origine 100% naturale, è molto fresco. Sono 250 ml di prodotto, 12 mesi di Paolo. Ho provato, l'ho trovato in offerta da Lidl, credo 99 centesimi, se mi ricordo bene, o forse un po' di più. E mi è piaciuta e penso che la potrei riprendere se la trovo. Poi, terminato questo colluttorio di COP, di IOCOP, igiene completa con antibatterico, non mi è piaciuto, non lasciava la sensazione di freschezza che durava nel tempo e soprattutto un sapore troppo poco dolce. A me nei colluttori piace il sapore più dolce. Il mio preferito è il Biancorin nella confezione azzurra, che non c'è mai da Tigotà, lo si trova una volta all'anno e quando lo trovo, ultimamente non l'ho neanche proprio trovato azzurro, ho trovato la confezione verde, che non è buona uguale. Se la dovessi ritrovare ne comprerò 5-6 flaconi perché lo amo, è il mio preferito. Terminato questo bagno schiuma, bagno delicato no lacrime per coppe e capelli, è un prodotto eco bio della Hello Baby, è certificato ICEA, ha un pack da 400 ml, lo compro da Eurospin, anzi lo compravo perché per me Eurospin è fuori mano perché è nella provincia di Bologna e ci andavo quando andavo dalla parrucchiera là. Adesso sono andata da una parrucchiera qua nel mio paese perché quando erano aperte per comodità. E rispettoso degli occhi. Questo prodotto qua è il dupe del prodotto di Ecos bagnetto no lacrime che trovate da Tigotà e anche era il dupe di quello di sempre di Pierpaoli, prodotto da Pierpaoli, non ricordo più Ecos e c'era un'altra linea, adesso non me lo ricordo, un altro brand che è il suo dupe. Avevo il dubbio anche che potesse essere il dupe di quello della Loopy Lou che vendono da Lidl, che è sempre prodotto da Pierpaoli. Però questo certificato ICEA, l'altro certificato IAB, ho dato un'occhiata all'INCI, è diverso, quindi non è il dupe, però più o meno i prodotti sono quelli. Mi sto trovando molto bene con quello della Loopy Lou.
penso che diventerà il nostro doccia schiuma di fiducia perché è buono, non è troppo aggressivo sulla pelle, bagno schiuma, doccia schiuma, bagno schiuma, potete fare l'uso che volete, cioè piano. Noi lo usiamo nel bagno. Non mi ricordo se è un bagno schiuma o un doccia schiuma perché i tensioattivi cambiano, eh. Potete utilizzare nella vasca un doccia schiuma, ma non potete utilizzare nella doccia un bagno schiuma perché sono più concentrati e i tensioattivi primari e secondari che siano sono proprio di solito diversi. E quindi non ho scoperto nessun dupe questa volta, anche se ce n'è uno di una linea vecchia, di una linea che forse uscirà più avanti di Lidl, riuscirà, che credo di aver scoperto un dupe, ma non sono ancora sicura. Prima mi accerto, poi vi faccio sapere. Terminato il blush in crema della Puro Bio, il Lip to Cheek. Praticamente è un prodotto nickel tested, made in Italy, vegan, ecco, certificato naturale qua dentro, mi è durato un botto tantissimo. Il pack l'ho pulito così da certosino perché l'ho utilizzato veramente così tanto, ma l'ho anche pulito perché voglio tenerlo per metterci il siero o metterci delle cose quando me le voglio portare in giro, tipo vado a fare un weekend o vado in vacanza, qua dentro mi posso mettere delle cose che mi voglio portare dietro in minima quantità e quindi questo per me è perfetto e lo voglio tenere. Adesso sto utilizzando in passato ho utilizzato il blush in crema della allora questo è di Puro Bio Neve Cosmetics, invece adesso sto usando quello di non mi viene in mente. Ho fatto una fatica atomica a trovarlo perché da Ecoverde non lo tengono più questo brand. C'è anche un fondotinta famoso, un brand anche abbastanza costoso di cosmetica green. Oggi è incredibile come non mi vengono in mente le parole, cioè non mi vengono in mente le cose. Vabbè, quando me lo vedrete, tanto ve lo devo far vedere negli acquisti di cose arrivate, o forse ve l'ho già fatto vedere, non mi ricordo neanche quello. Benissimo. Che è un pack diverso che si avvita, molto carino. Vabbè, tanto non mi viene in mente. Poi ho terminato questo correttore. Di questo farò un video, quindi non mi sto a sbilanciare più di tanto perché lo uso da tanto tempo. Poi, da quando era uscita la nuova formula, non mi piaceva più. Cioè, in realtà era cambiato il pack. Io non so se avessero cambiato la formula perché io l'incivecchio portato di mano non ce l'avevo. E non mi è più piaciuto, non l'ho più preso. Poi dopo, convinta da chi ne parlava così bene, l'ho ricomprato e mi è piaciuto. Quindi ne parleremo più avanti. Io utilizzo la colorazione 07 che è sabbia, che è quello che indosso in questo momento. E, seguitemi se volete una recensione accurata di questo, che tra l'altro devo ricordarmi di non buttare e di tenere perché ve ne parlerò. Comunque ho anche una confezione nuova che l'ho comprata a 6,90 euro, mi sembra 6 euro qualcosa in offerta da Lidl. Parleremo presto anche di questo mascara, che è quello che indosso in questo momento, che è il Pupa Vap Waterproof, che sta diventando una vera e propria, cioè con quello che l'ho pagato, diciamo che per adesso un ni è più un no. Diciamo che è ancora un nì per un po'. Poi, ultimi due prodotti, sono sempre comprati da Lidl, sono di Sien, della linea C e Vitamina in Caffeine, questi qua, lo shampoo e il balsamo. Allora, sono due prodotti senza silicone, hanno un inci accettabile. Avevo fatto, se mi ricordo bene, la recensione dell'inci sia di questo sia di questa. Anche questo, se mi ricordo, ve lo metto nel box informazioni oppure lo trovate sempre in home page nella playlist prodotti Inci Beauty Lido. Allora, devo dire che per essere prodotti senza silicone, anche questo balsamo mi è piaciuto. Non appesantisce i capelli, però allo stesso tempo idrata abbastanza bene il capello. Io ho un capello molto secco, da quando li ho. È un periodo che ho il capello abbastanza secco, da quando ho avuto quel problema cuoio capelluto che ho perso, non dico la metà dei capelli che ho in testa, ma quasi, adesso si stanno rinfoltendo, fino qua diciamo si sono rinfoltiti, adesso devo cercare di riprendere, di riuscire un po' a farli riprendere anche sotto, facendo crescere e tagliando. Diciamo che questo ogni tanto utilizzo dei prodotti diciamo per la caduta dei capelli. E questi non sono male. E credo che questo prodotto non sia tanto per, cioè un pochino stimolerà anche il cuoio capelluto avendo caffeina, però dagli ingredienti che ha all'interno, da quello che ho capito bene anche leggendo un po'
le indicazioni, credo che sia un prodotto che va a rigenerare la struttura del capello e quindi a non farlo spezzare e a stimolare un pochino anche la, vediamo se c'è scritto in italiano, la crescita. No, qua ci sono solo le indicazioni di come utilizzarlo sui capelli umidi, vediamo nello shampoo. No, sì, assaggiare, lasciare agire. No, vedete, non parla più di tanto, cioè parte davanti che dice che stimola, vabbè, le radici del capello e la struttura, rigenera la struttura del capello, quindi va per capelli fini o danneggiati. Io questi me li consiglio, se riuscirà questa linea penso che la prenderò, non mi è dispiaciuta, non, è senza siliconi e l'inci, dai, è abbastanza accettabile, c'è il sodio lauret sulfate, però poi è addolcito con una betaina, hanno degli inci, poi all'interno dello shampoo c'è anche una sostanza abbastanza condizionante, vabbè, la caffeina, la niacinamide, lo zinco che va anche a aiutare un po' le radici e ad asciugare un po' le radici, e ci sono anche le proteine della seta, no, delle proteine. Sì, mi credo sia le proteine della seta, qualcosa del genere, degli strattini. Insomma, io questo ve lo consiglio. Non so, cioè, non è che vi posso dire con questo non ho perso i capelli, però tutto sommato non sono cattivi prodotti. Quindi, questo ragazzi è tutto. Ho un'altra scatola di terminati qui di fianco a me, ma non vi faccio il video di terminati perché sono prodotti un po' particolari. Voglio farvi un video dedicato. Alcuni me l'avete chiesto proprio voi. Un video dedicato sul per argomento, tipo voglio parlarvi di questo, faccio un esempio, voglio parlarvi di questo mascara della Pupa Vamp, voglio provare a parlarvi di tutti i prodotti che sto usando per il drenaggio delle gambe, per esempio guam, talasso, lozione marina per la vasca idromassaggio, voglio parlarvi del correttore della Maybelline. Voi, mi avete chiesto un video sui profumatori per la casa, mi viene in mano per esempio questo, che è quello che va automatico, così non dovete stare impazzire, stare dietro, programmare tutto quanto. Tutti i profumini maschili, un riepilogo di tutti i profumi che ho comprato da Lidl che ho in casa, poi ne ho preso fuori due, ma ne ho molti di più. Sì, insomma, anche altri prodottini per i capelli, ho un po' di. Ho tante cosine da mostrarvi. Quindi, se il video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere la notifica dei nuovi video. Se vi va di condividere il video sui vostri social, io vi ringrazio. Se mi volete seguire su Instagram, qui sotto nelle vostre informazioni, vi metto il mio profilo. E se mi volete contattare in privato, lo potete fare o andare su Instagram o nella mia mail, che di solito scrivo sempre qua sotto. Quindi questo è tutto ragazze, fatemi sapere voi che cosa, se avete provato qualcuno di questi prodotti, e, se vi sono piaciuti, se avete qualche altro prodottino da consigliarmi. Ringrazio tutte, intanto vi auguro, come vi dicevo prima, buona Pasqua o buona Pasquetta a seconda di quando andrà in là in questo video. E se volevo ringraziare le ragazze che hanno scritto sotto il penultimo, l'ultimo, il penultimo, cioè 2 video fa, adesso non so questo se andrà dopo quello che c'è stato della spesa Lidl, ci sarà prima i terminati casa, adesso vedo come programmarlo, comunque vedrete 2 video, diciamo, dove non ho parlato, cioè questo più l'altro, dove non ho parlato del fatto che vi ho fatto mettere la manina e la stellina sotto l'altro video, se avevate partecipato, tra virgolette, quando avevo io regalato qualcosa a una ragazza. Vi chiedo, ragazze, voi che avete risposto con la manina e la stellina, voi sapete perché, se non voi, qualcuno incuriosito vuole saperlo, vada a vedere quel video là. Credo di aver messo anche nel titolo del video Lidl la stellina e la manina, così capite qual è. Fatemi sapere, voi ragazze che mi avete mandato questa informazione, se c'è una linea di Lidl che vi è particolarmente piaciuta e vorreste riprovare, o una linea di Lidl, di Lidl intendo di prodotti che vendono da Lidl, che invece non avete trovato e siete dispiaciute, e se insomma vorrei fare un pensierino, so già cosa mettere, però se c'è qualcuno di voi che vuole provare qualcosa in particolare, che io sceglierò questa persona. Iniziate a scrivere qualche informazione che se ho modo, che magari il mio Lidl è poco battuto e trovo ancora tantissime cose,
Anche se in realtà, come vi dicevo, ho già scelto che cosa mandarvi, sperando di trovarlo ancora quando ci andrò lunedì, no, perché domani Pasquetta non riesco. Giovedì spero di riuscirci andare. E vorrei prendere una cosa che sarà una sorpresa. E quindi vorrei sapere se avete troppo, se c'è qualcosa che vi è scappato e di cui siete dispiaciute, che insomma voglio fare una cosa. Voi mandate le informazioni che poi dopo ci penso io. Io vi mando un bacio, ragazze, e spero di ricordarmi di mettere tutto nel box informazioni, così se vi volete vedere questi video, tipo di quella, la recensione dell'inci di questo, un attimo, di ciao amore, di questo, un attimo, sì, tra un attimo. La recensione di questo, chiudi un attimo, la recensione di questo e questo la potete vedere. Ve la cerco, se riesco ve la metto, se non la trovate nella playlist che vi ho detto. Io vi mando un bacione e a presto. Ciao!